È molto meglio onorare l'uguaglianza, che unisce gli amici con gli amici, la città con la città, gli alleati con gli alleati. Ciò che è uguale non genera alcuna discordia. È la disparità che porta alla guerra. La luce e la notte procedono di pari passo e si alternano naturalmente senza che nessuna delle due provi gelosia quando viene sopravanzata dall'altra. Il giorno e la notte obbediscono alla misura del tempo. E tu non tolleri di avere in eredità l'identica parte di tuo fratello, negandogli ciò che gli spetta? Ma dov'è la giustizia? Ma perché veneri oltremodo la potenza di un regno? Il potere spasimi per essere onorato, venerato. Ma questa non è altro che apparenza. Veramente vuoi una casa opulenta e mille ricchezze? Ai saggi basta il necessario. Non c'è uomo al mondo che abbia qualcosa di suo. Noi amministriamo i beni degli dèi. La ricchezza è effimera, non dura. Ma rispondimi a questo. Preferisci il potere o la salvezza della città? Tu cosa rispondi? Il potere. Ma se tuo fratello vince, vedrai una città soggiogata. Molte donne catturate e violentate dai nemici, la ricchezza che cerchi sarà molto dispendiosa per Tebe. E tu, Polinice, sei venuto a Tebe per devastarla. Se vinci, come potrai essere ben voluto dagli amici? E se ritorni sconfitto, come ti accoglieranno gli argivi? Stai andando incontro a due sciagure. In ogni caso, perderai. In ogni caso, perderete. Non è più una gara di parole. È tempo sprecato senza alcun risultato. Il tuo sforzo non approda a nulla e non può esserci accordo se non alle mie condizioni. Falla finita con le tue prediche e lasciami andare. E tu, vattene immediatamente fuori dalle mura o morirai. E per mano di chi? Eccolo qui. Non è lontano. La vedi la mia mano? La vedo, la vedo. E tu, per combattere contro un uomo che non è niente, ti sei trascinato dietro un esercito così grande. Un comandante che si mette al sicuro vale più di chi non ha che il coraggio. C'è la tregua che ti rende sicuro, per questo fai lo spaccone. Esattamente, perciò ti chiedo per la seconda volta lo scettro e la mia parte del regno. A me non devi chiedere nulla, io resto a casa mia. Prendendoti più della tua parte. Esci dal paese. Sei un empio. Ma non un nemico della patria come te. Che mi priva della mia eredità. E ti ucciderò anche. Madre! Non ha diritto di pronunciare il suo nome. Torna ad Argo e invoca gli dèi di quella città. Forse loro t'ascolteranno. Me ne vado. Me ne vado, stai tranquillo. Ma prima voglio vedere mio padre. No, non lo vedrai. Almeno le mie sorelle. Escluso! Madre, addio. Sii felice. Ho proprio di che essere felice, figlio mio. Non sono più tuo figlio. Straordinario, avevamo anticipato, Letizia aveva con puntualità anticipato quello che gli accenti appunto della madre. Ma di quello che unifica e non divide. Però avevo interrotto Nicole poco fa, alla quale volevo fare una domanda più personale, il suo rapporto col papà, perché è in scena, vabbè, nella vita lo sappiamo, è affettuosissimo, burrascoso, qualche piccola impennata. Vabbè, è normale. Micogliana. Ma in quest'ultimo periodo invece si è... Vabbè, no, è normale. Io fin da piccola ho avuto la fortuna di avere due genitori che comunque mi permettevano di esprimere la mia opinione. Sì. E dato che ero una che esprimeva tante opinioni, non tutte mi dicevano diverse. No, tutte diverse, però non mi dicevano no e basta. Quindi io ho sempre avuto questa grande fortuna. Discussione, capacità grandissima, di discussione. Perché abbiamo discusso, discutiamo sempre su tutto. E in scena? Beh, in scena c'è una grandissima complicità.
Ora, in questo caso abbiamo poco spazio per poter metterla in pratica, perché comunque sia sono due scene molto forti, molto intense, quindi c'è poco da distrarsi perché altrimenti non si va. No, ma è proprio fondo. Invece io ritengo che proprio qui, beh, che sì, avete raggiunto l'acme, no, di questo. Sì, come interpretazione insieme. No, no, proprio che lascia intravedere invece quello questo sì, profondo, e beh, legame. Certo, perché è simbiotico. Vabbè, cioè, quello sì. E poi vabbè, qui è un po' malato, no? Come vabbè, viene reso in scena, perché chiaramente... Però in altre... io parlo di quello che può succedere, di cose molto sottili mentre reciti, cose che non vede il pubblico, ma vediamo solo noi. Certo, lui basta uno quindi sguardo. Quindi parlo proprio non tanto cose dell'interpretazione insieme, quanto di quello che avviene oltre l'interpretazione, mentre sì, certo, interpretiamo, ma era quello che noi tramite uno sguardo, insomma, ci capiamo al volo, e quindi quando abbiamo la possibilità di recitare delle commedie è anche molto divertente, perché a quel punto si scattano dei meccanismi di complicità diversi forte, rispetto a sì, cose sulla, più drammatiche. È chiaro che sulla commedia, sul comico funziona ancora di più, no? Questa, no, anche così, anche nel drammatico sicuramente. Infatti, a proposito di comico e di drammatico, volevo farvi una domanda sia a Giuseppe che a Giuseppe, sia a Giuseppe Bambieri che a Giuseppe Argirò. Intanto a Giuseppe volevo chiedere questo afflato molto bello in compagnia, quanto è stato utile e proficuo per... È fruttuoso, direi, per la buona... A questa domanda rispondo veramente volentieri, nel senso che per me è stata un'esperienza bellissima. È una compagnia che sicuramente ho scelto, e ho scelto con dei parametri più da allenatore che da regista. Cioè, a me interessava avere una squadra che fosse una squadra in cui lo spogliatoio funzionasse, proprio perché sapevo che ci apprestavamo comunque un'impresa anche estremamente difficile, per una serie di motivi, anche per il momento anche difficile del teatro che viviamo, per cui anche per le difficoltà che uno spettacolo come questo, che comunque coinvolge 11 persone, i calcisti, i tifosi ti capiscono bene. Sì, mi capiscono, io del resto vengo anche un po' dallo sport, mi piace molto questa metafora anche nel teatro, perché ritengo che il teatro abbia una radice agonistica, non antagonistica, certo, ma agonistica tragici, molto forte, perché ogni volta che noi intratteniamo un rapporto con il pubblico non è legato al match, alla partita da vincere in senso lato rispetto alla sopraffazione del pubblico, però indubbiamente dobbiamo avere una sicurezza e una volontà nel coinvolgere il pubblico e traghettarlo sul palcoscenico che ha a che fare molto con questo aspetto. Per cui lo spogliatoio era importante, la squadra è importante. Innanzitutto, quindi, sono contento di avere una compagnia di questo genere, anche perché ho molti miei ex allievi, oltretutto tra di loro, e persone che comunque ho conosciuto anche in questa occasione, ma con le quali mi trovo benissimo. E in più, devo dire, quindi c'è un rapporto anche di amicizia, ad esempio con Maria Letizia, con la quale ci siamo incontrati tante volte, abbiamo detto, ma capiterà poi l'occasione di fare qualcosa insieme. E poi però l'esperienza di Giuseppe, che già di per sé conoscevo, però non in maniera appunto di lavoro sul campo, che però per me è stato veramente un incontro meraviglioso, perché pur avendo lavorato con attori diciamo importanti, anche bravi eccetera, ma il rapporto che ho avuto con lui, a parte la bravura straordinaria e la capacità metamorfica come attore, per cui non è mai sclerotizzato in un'intonazione, in un'intenzione, cioè è in grado di cambiare sempre mantenendo però la sua partitura interiore, e questo è veramente unico, credo, assoluto. È un diamante. È un diamante. E poi però umanamente è straordinario, perché si mette in gioco a una disponibilità che è assolutamente, direi, unica in questo paese. In Europa esiste, ma in questo paese no. Lo dico perché siamo ancora legati molto alle gerarchie, siamo legati ancora molto a una dinamica di primo attore, siamo legati ancora a una condizione di mattatore. Questa è un'Europa che incomincia, fortunatamente, da molto tempo a scemare. Qui in Italia no. Eppure lui ha avuto la capacità di mantenere tutte le prerogative del primo attore, ma di avere una disponibilità al gioco, all'interpretazione, all'approfondimento, allo scandaglio, che credo sia unico, e questo dal punto di vista artistico. Dal punto di vista umano, ovviamente, invece parliamo di una disponibilità e di una capacità anche di tenere il gruppo straordinario. Stellare. Stellare. Per quanto riguarda Nicole,
E Nicola, a parte il temperamento sublime, devo dire che mi è molto simpatica. Io non la conoscevo, però è nata una complicità tra me e lei veramente straordinaria dal punto di vista artistico, ma a parte il fatto che siamo più o meno quasi... Siamo coetanei e te? Sono più piccola. Sei più piccola? Non l'ho mai detto. Insomma, che dimostra poco, gli danno sempre. E ogni tanto insomma ci becchiamo meravigliosamente. Nicola e Pac. Lei ha fatto sì, assolutamente PAC, ma PAC. La vita è proprio PAC. Sì, ma poi è un'energia straordinaria. Sentire PAC è giusto PAC, però sembra pacco. Sembra... no, beh, diciamo sempre PUC no, ed è sbagliato. Robin Goodfellow è PAC. PAC in English. PAC. Poi un'altra, infatti un'altra cosa adesso, proprio perché stiamo sorridendo, che mi piace moltissimo di Giuseppe. Io non sono uno che si sdilinque molto, nel senso nel bene e nel male amo dire la verità. E questo è un fatto... che anche teatralmente mi piace sottolineare, perché molto spesso in teatro siamo abituati, no? A, come dire, a convenevoli che sono persino eccessivi. Ma la cosa che mi piace molto di Giuseppe è il senso del grottesco e il senso dell'ironia. Su quello credo che insomma ci sia una complicità sì, notevolissima tra me e lui. Anche il rapporto alla tragedia, ci siamo veramente divertiti, perché fosse stato per noi a questo punto, allora, mi dai, adesso, permetto adesso di dirlo, a me dire l'avrei di lui, fatto volentieri. Perché, voglio dire, lui è abbastanza... cioè, è un intellettuale, perché lo è sicuramente. Ma non è come gli intellettuali italiani che noi incontriamo di solito, perché è una persona disponibilissima, pronto a divertirsi con gli attori, cosa importantissima questa, rompere ogni tanto, no? La serietà, sì, ma bisogna anche rompere, perché io lavoro benissimo così, perché credo che è questo il modo migliore, seri, serissimi, ma lavorare seriamente con dell'ironia è fondamentale, certo, questo. Ma ci vuole un briciolo di intelligenza, che certo, spesso certi non hanno, perché si paludano, si corazzano, credono di entrare sempre in un tempio dove bisogna mettersi a pregare. No, non è così. Il teatro bisogna viverlo e giocarci dentro. Gasman la pensava esattamente come lui, certo, e questa tensione dove alla fine ti devi sentire come dopo una bella partita di tennis, no? Certo, che hai fatto un bello sforzo, c'è cercando di convincere facere, il pubblico. C'è il sacrum facere, ma c'è anche ma il sacrum ridere. Ma voglio dire, io quando negli anni 60 sono stato a Londra con l'Arlecchino, mi sono meravigliato le donne con la porta della spesa che entravano a teatro vestiti così al pomeriggio, e questo negli anni 60, dove noi invece, capito, teatro allora poi sì, però è 60, bella questa nostra vai nel salotto eccetera, ma e così secondo anche me è bella anche questa nostra sacralità che ma nasce sì, da un, ma senz'altro da un retroterra, ma più sei ironico molto, più lavori con intelligenza, più ce l'hai questa sacralità quando è il momento, certo, buono, quando è lì che devi dimostrarlo. No, ma di e quando lo si dimostra troppo sporca, fuori che non mi piace, capito? Quando queste cose, questi atteggiamenti, certo, queste pose, questo no, modo certamente di parlare, capito? Come se io capito? Ecco, questo no, ma io volevo ringraziare Giuseppe, oltre che Giuseppe Bambieri, che ringrazierò per la vita per questo gesto meraviglioso e l'ennesimo di amicizia che fa per me. Tra l'altro, devo fare una piccola parentesi, Giuseppe e Lia mi hanno salvato la vita, perché quando uscivo da un periodo terribile di salute, molto brutto, ero stata addirittura in fin di vita, sono venuta, ritornata alla luce, alla vita, grazie all'intervento amicale, di affetto profondo, di disponibilità assoluta proprio di Lia. E di Giuseppe, di Lia poi che in genere è allergica al telefono, stava al telefono con me per ore ed ore, questa è stata una prova di amore grandissima, veramente grazie Lia, ti voglio bene tanto. E poi volevo ringraziare Giuseppe Argirò, perché mi aveva detto Adriana Palmisano, dice ho capito che la tua trasmissione è di approfondimento culturale, vai in una botte di ferro, perché dice Giuseppe è un pozzo di cultura, quindi mi hai aiutato molto allo sviluppo tematico. Posso dire una cosa?